Buonasera, allora in questo video io vi mostrerò la mia routine diurna e serale, mattutina e serale, per idratare il viso. Devo andare molto di fretta perché ci sono molte cose che faccio e vorrei farvela vedere una per una. Allora, cambiano solo alcuni passi e adesso vi spiego perché. Perché di sera quando io mi strucco, voi sapete che io uso l'olio di cocco per struccarmi e poi per sciacquare il viso dall'olio di cocco, uso questa spuma, che è una spuma che si usa con un po' d'acqua e si massaggia sul viso e poi si sciacqua via con acqua tiepida. Questa è una spuma interamente naturale ed è di una ditta tedesca che si chiama Alverde. Invece la mattina, quando non devo rimuovere l'olio di cocco, uso per lavarmi il viso questa crema detergente della Dr. Auschka, e uso questa crema detergente che è già di per sé molto molto idratante e veramente ottima. Voglio tanto bene a questa crema detergente. Allora, questi erano i passi per quanto riguarda il lavarsi il viso, quindi non acqua e sapone ma acqua e spuma oppure acqua e crema detergente del Dr. Auschka. Subito dopo aver lavato il viso e sciacquato con l'acqua tiepida, mi raccomando sempre acqua tiepida, perché l'acqua troppo fredda o l'acqua troppo calda vi rompono le venuzze e i capillari sul viso e poi vi ritrovate come me a 40 anni con il viso pieno di macchioline e di venuzze rosse, e questo non è bello. E dopo aver sciacquato il viso lo asciugo tamponando, e poi invece del tonico, perché non uso tensioattivi, quindi non mi serve in realtà veramente un tonico per riequilibrare la pelle, uso questo idrolato di rose di una ditta che si chiama Safea. Come uso questo idrolato? Lo agito una volta sola, dopodiché prendo un cosino di cotone così e lo spruzzo qui sopra in questa maniera. Ha un odore buonissimo di rosa e io prima tampono in questa maniera, tampono bene per tutto il viso e poi lo passo anche un po' in questa maniera per il viso. Se volete potete passarlo anche sugli occhi, però giusto un pochettino. Un idrolato è una specie di acqua che si ottiene dalla distillazione delle piante ed è ben diverso dalle acque profumate, è ben diverso dai tonici. L'idrolato è tutta una cosa a sé. Quando ho fatto questa operazione, dopo aver fatto questa operazione, voi direte sono matta, perché prendo l'acqua termale, che in questo caso è l'acqua della Vichy che ho appena ricomprato, infatti c'è ancora sopra il prezzo, ma ho tante acque termali, ho questa della La Roche-Posay, ho quest'altra della Avène, ho quest'altra della Evian, perché le sto testando un po' tutte le acque termali ed è per questo che ci sto mettendo così tanto a fare un video sulle acque termali. Dicevo, prendo un po' di acqua termale e la spruzzo direttamente sul viso, quindi dopo l'idrolato, ha un saporino un po' dolce. Poi faccio un po' così, in questa maniera, per spanderla sul viso, e poi cosa faccio? Poi prendo l'olio di jojoba, che è tutto un po' un ticcio perché io sono fatta così, e ne metto in questa maniera un pochino su una guancia. È un'operazione che va fatta molto rapidamente, un pochino su un'altra guancia e sul naso e anche sul mento, poi di nuovo un pochino sulla fronte e sulle sopracciglia anche, e già che mi ci trovo faccio anche così con le ciglia, perché alla fine un olio fa bene. Vedete, la mia pelle è bagnata, perché mai mai mettere gli oli da soli senza un po' di umidità dell'acqua sul viso, neanche sui capelli, mai, veramente mai. Poi prendo la mia crema da giorno e da notte, che è una crema della Martina Gebhardt che si chiama Happy Aging, giustamente, e di questa crema ne prendo veramente un po', guardate quanto è poca, e la metto qui sul dorso della mano,
poi ne prendo un altro pochino, ma veramente pochino, e lo metto di nuovo sul dorso della mano, quindi vedete quanta poca crema c'è sul dorso della mia mano. Poi prendo un pochino con le due dita e faccio così, e in questo modo distribuisco sia la crema sia l'olio sul viso. Prendo un altro pochino, sempre dal dorso della mano, mescolo tra le dita e distribuisco anche sulla fronte. I movimenti possono essere chiaramente molto diversi a seconda di come vi piace fare a voi i vostri movimenti, a seconda di come vi va meglio. Ora, questo video è anche un po' maldestro, perché giustamente fare questo davanti alla videocamera per me è leggermente imbarazzante. L'ultima applicazione di crema, cioè il residuo che c'era ancora sulla mia mano, cerco anche un po' di picchiettare con le mani, picchiettare per far entrare bene la crema, e sempre, per favore, non siate aggressive con il vostro viso. Io insisto sempre anche un po' qui e anche un po' qui, perché sono punti del mio viso che sono sempre leggermente secchi. Dopo aver fatto questo, che altro faccio? Poi c'è la crema per gli occhi. La crema per gli occhi è questa crema all'avocado, sempre della Martina Gebhardt. Anche qui con l'anulare ne prelevo delle quantità minuscole e metto un pochino qui, un pochino qui, un pochino qui, e faccio la stessa cosa anche sull'altro occhio. Vedete, è veramente poco. Poi procedo in questo modo, procedo picchiettando, e picchiettando anche qui, e picchiettando anche qui. È veramente una questione di picchiettare e nient'altro, perché dovete essere veramente molto delicate con la pelle dei vostri occhi. Se volete potete anche tirare un pochino, ma che sia veramente un'operazione lenta e aggraziata, vi prego, per favore. Ecco qua. Allora, adesso io non completo questa operazione, che ha bisogno ancora di un po' di picchiettamento, perché vedete, intorno ai miei occhi è tutto lucido, però vedete, nel viso no, la crema che ho messo nel viso si sta già perfettamente asciugando. E vado un po' di corsa perché devo finire questo video e ci devo rientrare nei 10 minuti, però insomma questa era la mia routine serale e mattutina per quanto riguarda l'applicazione di crema, idrolati, acqua termali e tutto. Ciao, 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 grazie.